Web spettatori di Nano TV, buongiorno, siamo live da Piazza Garibaldi, da uno degli hotel che ospitano i tifosi dell'Union Berlino. La maggior parte si sono concentrati proprio in questi hotel di Piazza Garibaldi, alcuni sono già partiti in direzione stadio, altri come vedete lo faranno con i mezzi della ANM messi a disposizione. E la situazione è abbastanza tranquilla, è tutto presidiato. Dopo i disordini di stanotte sono arrivati tra aeroporto e stazione di circa 2300 tifosi che stasera saranno a seguito della squadra tedesca. C'è un cordone di polizia ovviamente che non ci lascia avvicinare ai tifosi, ma la situazione è molto tranquilla rispetto a quello che vi abbiamo raccontato ieri, che è successo nel centro storico, Piazza Dante, Corso Umberto, con questi scontri tra scalmanati, tra tifosi tedeschi che non possono neanche essere definiti tale, di criminali che hanno attaccato negozi e danneggiato, insomma messo a soqquadro quella parte di Napoli, che sono arrivati intorno alle 11.30 di sera allo scontro con la polizia, che è intervenuta con delle cariche di alleggerimento. Tifosi, ripetiamo, che deliberatamente, per le immagini che vi abbiamo anche mostrato e che hanno girato su web, si sono concentrati dopo le 23 nel camminare diverse centinaia con delle felpe grigie, che hanno volutamente a questo punto voluto creare dei disordini. Stamane tutta questa zona della stazione di Piazza Garibaldi è presidiata e quindi la situazione è abbastanza tranquilla. Alcuni pullman si sono già diretti in direzione stadio, poi vi daremo conto ovviamente nel nostro TG di stasera di tutto quello che è successo a partire da ieri notte, ma la situazione, ripetiamo, e siamo contenti di dirlo, da napoletani, da tifosi e da organi di stampa, è relativamente tranquilla. Abbiamo visto anche altri girare proprio nella piazza. Ecco diverse camionette della Celere della polizia che stanno presidiando la zona. Ma è tutto molto tranquillo, come vi abbiamo segnalato. Diversi gli alberghi della zona in cui sono i tifosi, come vi abbiamo detto, con i bus dell'ANM che stanno attendendo per portarli allo stadio Maradona, dove alle 18.45 il Napoli affronterà l'Union Berlino per